All'orizzonte. La cronologia dei fatti ci presenta ancora una volta il problema della permanenza fuori contento di padre Pio. Per conoscere il pensiero di padre Pio sull'argomento e tutta la rispetti, rispettiva problematica, possiamo riportare quanto scrive alla nobildonna Raffaelina Cerase di Foggia. Che dolce cosa è vivere sempre all'ombra del Signore nel sacro chiostro. Forse io sono reso assai indegno di riposarmi in quel sacro recinto, dove con tanta amorevolezza mi chiamò. Ed ecco perché il Signore, quasi per forza e per mia ingratitudine, me ne vuole allontanare. Sia fatta la sua volontà, che tutto quello che ordina è giusto. Vuole porre in prova estrema la fedeltà del suo servo. Il Signore, a mio discapito, vuole dare ascolto alle preghiere di tutto questo devoto popolo, che assolutamente, a quanto dimostra, vuole per forza tenermi in mezzo ad esso innalzando preghiere e quasi facendo violenza presso il cuore di Dio per conseguire questo suo alto desiderio. Padre Pio continua la lettera facendo notare che l'affetto dei suoi compaesani non si esprime solo con le preghiere che innalzano al Signore, ma si manifestano anche concretamente in un'occasione del suo ritorno a Pietricina da Morcone, dove si era recato per ordine del padre provinciale e dove la malattia si era aggravata paurosamente. Tale affetto è dimostrato in varie circostanze, specie in quest'ultimo mio ritorno, poiché dovete sapere che appena entrati in paese, tutti si sono menati fuori ed hanno aggiunto ai ringraziamenti al Signore, gli viva e il ben ritorno, mi hanno commosso fino alle lacrime. Sai bene che non sempre le preghiere sono esaudite e non sempre le dimostrazioni d'affetto risolvono le questioni spinose, la gente di Pietricina. Fa tale constatazione e di conseguenza dalle parole passa ai fatti. Padre Agostino, nel suo diario, dopo aver precisato che sui fenomeni mistici di Padre Pio non aveva parlato con nessuno se non con l'arciprete, da lui incaricato della direzione spirituale del Padre, racconta una sua non gradita avventura. A Petrécina. Solo l'arciprete Pannullo sapeva di, del fenomeno del soprannaturale del padre, informato da me stesso, dice padre Agostino, perché doveva prendersi cura della direzione spirituale di, del giovane padre Pio. Non ho mai parlato con nessun altro. Credo che l'arciprete Pannullo... Abbia parlato con qualcuno. La gente di Pietrecina però stimava santo il nostro padre. Una volta una persona mi disse: Padre Agostino, ci volete levare un santarello nostro, noi vi rompiamo la faccia. Padre Agostino, voi ci volete togliere il nostro santarello e noi vi rompiamo la faccia. Un'altra volta mi minacciarono e volevano farlo davvero ma l'arciprete e Padre Pio intervennero e nulla successe. In ogni movimento di popolo vi è sempre, sempre un capogruppo, un masaniello e a Pietricina tale funzione se la giudicò una certa Antrenella Gallo che con un bel bastone nodoso a dire la verità, non saprei dire se era proprio bello, eh, perché parliamo di un bastone notturno. Eh, padre Agostino lo convinse a non insistere nella sua pretesa di trasferire padre Pio. In seguito il provinciale pregò padre Agostino di recarsi nuovamente a Piedrecina a prelevare padre Pio e padre Agostino, nel suo diario, scrive: fece osservare che io non mi sentivo di andare Là, col timore di essere linciato dalla gente, senza o, del resto ottenere l'intento, perché i pietri cinesi non avrebbero permesso la partenza di padre Pio. E l'obbedienza pronta e scattante? Non mi sembra che padre Agostino, davanti alla volontà del Superiore, sia scattato sugli attenti e abbia detto: Signor, sì, vado subito. Alle volte il bastone nucchioruto fa cambiare anche le idee, già che molto convincente. Imprudenze di padre Agostino. Conviene anche però aggiungere che padre Agostino i guai se li andava a cercare con le sue stesse mani e gli fa sapere che quando andava a Perecina diceva alla mamma e alle altre persone, persuadetevi che padre Pio è nostro e deve ritornare in convento definitivamente quando piacerà al Signore. Inoltre, si preoccupava di trovare una schiera di anime devote affinché pregassero il ritorno del Padre in convento. Piccoli sacrifici, penitenze, preghiere singole e novene erano offerte al Signore per far cambiare idee a Domini Dio. Convinto che era volontà di Dio che Padre Pio tornasse, to tornasse in convento, cercava di agire direttamente su di lui con l'intervento di molte raccomandazioni. Lo stesso padre Agostino scrive nel suo diario «Da tempo avevo incaricato delle anime buone di mia conoscenza di pregare secondo la mia intenzione, senza manifestarle loro». La manifestai solo in segreto ad un'anima santa che conobbi a Foggia nel novembre o dicembre 1911. Quest'anima era donna Raffelina Cerase, vero tesore di bontà e spiritualità. Noi sappiamo che fu proprio la detta Raffaelina l'artefice del rientro di Padre Pio in convento, mediante i vari interventi presso i padri superiori e con l'offerta della sua vita al Signore. Ella volò al cielo il 25 marzo 1916, 37 giorni dopo l'arrivo di Padre Pio a Foggia. Vittima di illusione diabolica, non possiamo negare che il tempo della permanenza di padre Pio a Perecina è caratterizzato da contraddizione e incomprensione. Due fenomeni, padre Benedetto e padre Agostino, i quali agiscono sempre in sintonia, in un primo momento sono certi che è volontà di Dio che la permanenza fuori convento. Poi si insinua in loro il pensiero che può essere tutto frutto di suggestione diabolica. Basta leggere alcuni passi di lettere scritte da padre Agostino per comprendere tutto il suo intimo. Egli scrive a padre Pio, a nome anche di padre Benetto, e usa espressione di grande dolcezza. E a noi che conosciamo il padre Agostino, un uomo molto duro e molto, ecco, possiamo dire, acerbo. Usare delle espressioni mellifue a Padre Pio si vede proprio che voleva prenderlo col buono per portarlo alle proprie decisioni. E il Signore agì diversamente da quando Gesù una sua bontà mi ha fatto conoscere qualcosa delle grazie che egli mi ha gratuitamente compartito, io non posso allontanare il tuo pensiero di, e ti posso solo raccomandare Dio la mia indignità e procurare per quanto è possibile ogni bene. E così si giunge al il tuo spirito è vittima di un'illusione diabolica e tu dovresti vincerla, ecco allora, sia Padre Benedetto sia Padre Agostino si cominciano a convincere che Padre Pio è vittima di una possessione diabolica. Dispiace dirlo, ma quanta sofferenza causata dal demonio a Padre Pio, quanta sofferenza dei superiori maggiori e suoi amici, superiori amici, hanno causato a Padre Pio. E perché tutto questo? Padre Pio se lo interroga e lo chiede a Gesù, ma perché tanta sofferenza su di me? E Gesù risponde, hai dimenticato che ti sei offerto vittima, mi hai detto, Signore, accettami, io ti mi offro vittima per la salvezza di tutti gli uomini. E io ti ho preso in parola e tu devi stare affianco a me anche sul Calvario, perché con me mi devi aiutare a salvare tutte le anime create e voltamate da Dio.